ragazzi e benvenuti a un nuovo video di The Ore Unread. Come vedete siamo ritornati con la serie giochi da tavola. Come ben sapete, o almeno lo spiegherò per i nuovi, questa sarà la serie principale del mio canale e ho già fatto dei video per quanto riguarda i giochi da tavola. Saranno di pessima qualità, andatele a recuperare, perché comunque quei due giochi ritornerò a riprendere in modo più adeguato, come ad esempio questo, con la qualità migliore, con regole ben studiate, e vi spiegherò in modo più dettagliato quel gioco oltre questo qui e altri giochi da tavola che ho. Ovviamente vi consiglio di riprenderlo per vedere le differenze, magari per quanto riguarda la qualità, o che ne so, magari vi interessa l'altro gioco, perché comunque sono l'unico, a quanto pare, italiano che abbia fatto quel gioco. Ovviamente adesso, oggi parleremo di Citadels. Questo gioco, una cosa più semplice che vi posso dire, è un gioco in Citadels. Ogni giocatore guida una città e cerca di incrementare la propria prosperità costruendo nuovi quartieri. Il gioco finisce quando uno dei giocatori avrà costruito 8 quartieri e lì si farà il conteggio dei punti. Ora vi spiegheremo in modo semplice anche come funziona. Sembra molto facile in questo modo spiegato, infatti è facile, non è nulla di così difficile, semplicemente alcune regole possono essere un po' difficili da ricordare, perché in base al numero dei giocatori può cambiare il modo di giocare. Ovviamente il gioco è composto da un regolamento, da monete d'oro, da un segnalino e da carte personaggio, composto anche da carte nel tuo turno, in cui ci puoi anche posizionarlo vicino così ti ricordi le mosse da fare, e le carte appunto quartiere. Ci sono queste tre tipi di carte, due giocabili, due sono per e una sono il regolamento, in modo semplice e chiaro. Bene ragazzi, cosa possiamo dire oltre ciò? In questo gioco vi spiegherò in modo semplice, oltre ad aver mostrato i componenti e di cosa sono composti questi giochi, vi farò vedere come iniziare una partita. Ovviamente vi spiegherò un po' di cose, giocare la partita e alcuni regolamenti. Prima cosa, passiamo alla preparazione del gioco. La preparazione del gioco è abbastanza semplice. Ogni giocatore avrà due monete d'oro e quattro carte quartiere. Queste sono le prime cose più importanti da fare. Poi un'altra cosa molto importante che adesso vi spiegherò in modo semplice, che si devono eliminare delle carte. Allora, ci sono delle carte appunto come personaggi e quartieri che hanno questa stella bianca. Spero che si veda bene, ma in caso ve lo do, se mai le comprerete o cose del genere, ve ne accorgerete voi di questa stella bianca. Questi personaggi fanno parte delle espansioni. Io ora, con questi personaggi e con queste carte quartiere, non entrerò nel dettaglio perché non credo che sia importante in questo momento, ma vedremo il gioco base, quello che comunque ho io, il gioco base. Queste qua sono personaggi aggiuntivi, ci vorrebbe l'espansione. Magari se la prenderò un giorno farò anche un video per quanto riguarda questo. Ora parliamo del gioco base. Ovviamente manca una carta. Dove si trova la carta che mi servirà? Comunque è importante avere tutte le carte in mano, sennò... Dove cavolo è? Sicuramente sarà mescolata tra le carte quartiere. Vabbè, senza entrare nel dettaglio, lo dovrò ritrovare qui dentro. Infatti lo devo ritrovare qui. Ovviamente al gioco ci sono 8 personaggi. Il gioco è giocabile da 2 a 7 giocatori. Io ovviamente consiglio di giocare a 6-7 persone o almeno 5, perché è molto più divertente. Invece per quanto riguarda 2-3-4 giocatori, devo essere sincero, è abbastanza noioso, anche se è possibile giocare. Ovviamente oltre ciò, oltre alla preparazione che sembra abbastanza semplice da come avete capito, il gioco per giocare una partita è composto da 4 fasi. Ovviamente la prima cosa che fai è mescolare le carte, sia personaggio che quelle quartiere. Quelle quartiere le si mette al centro dopo aver preso le 4 carte casuali dal mazzo. E la cosa più importante sono anche i personaggi da mescolare. E vi spiegherò cosa hanno di diverso carta quartiere e carta personaggio. Allora,
In modo semplice, per prima cosa si rimuove una carta dai personaggi, sono 8 personaggi, per giocare a 7 una verrà eliminata, sempre messa al centro, una casuale verrà tolta a caso. Ovviamente, anzi, anche un'altra cosa da ricordare, il giocatore più vecchio riceve la corona, quindi cosa serve questo segnalino? Il segnalino indica il primo ad scegliere uno di questi personaggi. Allora, eliminato una di queste carte, una delle persone ovviamente pescherà una carta casuale, il personaggio che gli interessa fare una certa azione. Il primo che avrà pescato, che sarà la corona, passerà il suo mazzo a quelli a sinistra. Ovviamente si gioca come il solito senso antiorario, praticamente. Oltre ciò, da ricordare che in base al numero di giocatori ovviamente verranno pescate anche una seconda serie. Appunto, se siete 3 giocatori, ogni giocatore avrà 2 carte personaggio in mano. Poi, magari quando si è 6 e 7 non è così, cambia un po' il regolamento. Ecco, appunto questo, dicevo, l'unica cosa che potrebbe essere fastidiosa è che cambiano le regole un po' in base al numero di giocatori. Ovviamente la seconda fase è la scelta dei personaggi. Appunto vi stavo dicendo questa cosa. Chi avrà scelto i personaggi? Cioè il primo che sceglierà il personaggio, ovviamente quello con il segnalino del re, sceglierà il suo primo personaggio e poi passerà il mazzo a quello a sinistra. Solo da ricordare una regola molto importante e speciale, ve la dirò anche adesso, anche se comunque entriamo un po' più all'interno del gioco: la carta re non deve essere mai scoperta, o magari coperta o magari viene giocata. Scoperta si intende per ad esempio quando si gioca a 2, 3, 4 persone, perché quanto riguarda giocare a 6, 7 persone, il re non sarà mai una carta scoperta in modo chiaro, perché ovviamente tutte le carte sono in mano e giocate. Tralasciando ciò, passeremo alla parte, appunto alla seconda fase, che sarà la scelta dei personaggi, che viene seguita appunto dal primo giocatore che ha la corona del re, guarda il mazzo dei personaggi in modo segreto in questo caso, e sceglierà il personaggio e passerà appunto le carte alla persona che ha alla sua sinistra. Ovviamente l'ultima persona che avrà scelto il personaggio, la carta rimasta verrà coperta appunto al centro del mazzo. Questo riguarda sempre le regole da 6 a 7 giocatori, perché per quanto riguarda quando si è a numero inferiore, le regole cambiano appunto. Senza approfondire questa cosa, andremo comunque avanti noi. La terza fase. La terza fase, una volta scelto i personaggi, verranno chiamati dal re in ordine numerico del rango dei personaggi. Ovviamente cosa si intende? Appunto voglio farvi vedere questo, che è una cosa molto importante. Personaggi, prendiamo ad esempio questo che è il primo a essere giocato, ha un numero in alto, ovviamente a sinistra. Il primo è l'assassino. Perché queste carte hanno un numero e vengono chiamate in questo ordine? Quindi significa che comunque chi sceglie la prima carta magari non è il primo appunto a giocare la carta, ma semplicemente a scegliere la carta. Vabbè, in modo semplice, chi ha l'assassino può assassinare uno dei personaggi degli altri giocatori. Cosa fa questa cosa? Praticamente annulla il turno a quella persona. Quella persona non può comprare, non può fare il suo turno, non può usare il personaggio. Ovviamente questa è una delle abilità degli 8 personaggi, sembra quella più fatale, ma credetemi c'è di peggio. Appunto però, ritorniamo comunque al gioco, mi sembra che questa parte sia stata abbastanza chiara. Ovviamente appunto vengono scelte in base al numero, assassino, poi si passa al ladro, poi si passa al mago e via dicendo. Ovviamente quando la persona viene chiamata al suo numero, durante il suo turno deve effettuare un'azione e poi, dopodiché, poi costruirò una quarta quartiere. Allora, ovviamente, effettuare un'azione. All'inizio del turno devi fare una scelta. O prendere altre due monete, o magari pescare 2 carte, tra cui una sarà scelta, mettiamo caso che abbiamo scelto questa, e una deve essere scartata e messa al fondo al mazzo. Fatto questo, si passa alla fase costruire. Tu hai la possibilità di costruire una carta quartiere dopo aver eseguito la prima azione. Dopodiché aver costruito la carta quartiere, ovviamente le tue carte quartiere sono coperte in mano. Quando le giochi, ad esempio costruisco stanze della mappa che
Lasciamo stare la stellina e altre cose, però per farvi capire, costruiamo la quarta cartiera e costa 5 monete, paghiamo 5 monete. Questa carta verrà scoperta e verrà mostrata a tutti. E sanno tutti che io ho costruito questo tipo di carta dal valore. Ovviamente ogni carta ha anche dei colori diversi. Come detto, ad esempio, questa carta quartiere ha il colore verde. Appunto c'è un personaggio con il colore verde, che poi andremo a breve a vedere. Ovviamente dopo aver costruito diciamo la carta quartiere, messa davanti a tutto e fatto vedere anche il costo e tutto, aver pagato e fatto il resto, si passa avanti. Ciascun personaggio ha delle abilità speciali, appunto di quello che avevo detto io, chiamato anche potere, e puoi utilizzarlo questo potere durante il turno e soltanto una volta. Ogni turno lo puoi usare una volta, questo era anche ovvio. I poteri dei personaggi sono riassunti, come appunto dicevo, sono riassunti sotto la carta. Ogni personaggio ha direttamente il riassunto della sua abilità. In modo semplice, dopo aver usato l'abilità del personaggio, aver fatto quello che dovevi fare con appunto il tuo personaggio, si passa alla fase 4. Ovviamente passiamo alla fase finale. La fase finale è quando tutti i personaggi sono stati chiamati e sono tutti scoperti, vengono ripresi tutti insieme e rimescolati per giocare il prossimo turno. Fine gioco. Fine gioco, quando il giocatore costruisce il suo top quartiere, appunto, il gioco finisce dopo aver completato il turno in corso. Anche comunque se tu hai costruito 8 appunto quartieri, il turno sarà finito quando tutti avranno fatto il proprio turno. In modo semplice, magari ci può essere che qualcun altro ha concluso il turno con 8 costruzioni. Ovviamente, fatto questa parte, al termine della partita i giocatori ricevono i seguenti punteggi. Un giocatore riceve un numero di punti a costo in oro totale di tutte le carte cartieri presenti nella sua città alla fine della partita. Cosa si intende? Ogni carta ovviamente ha un suo valore. Voi che avete comprato ad esempio questa carta che ha il valore di 5 monete, magari, ovviamente questa carta vi dà un punteggio di 5. Quindi in questo caso costruire ad esempio questo tipologia di quartiere che ha il valore 2, farne 8 ti fa guadagnare semplicemente 16 punti. Magari chi ne avrà fatte 4 da 5 ne avrà 20 punti e magari può vincere lui contro quella persona che ha costruito solo quartieri appunto dal valore di 2. Ovviamente i punteggi si possono guadagnare anche in base al numero di quartieri costruiti. Come ad esempio, se un giocatore ha almeno un quartiere di ciascuno dei seguenti colori, ad esempio, che ne so, i personaggi, ci sono 4 personaggi appunto, 5 scusami, sì, no 4 appunto, che hanno 4 colori diversi. Se tu costruisci 4 tipologia di quartiere che hanno il colore blu, rosso, verde e giallo, ti fa guadagnare 3 punti in più. O magari se un giocatore è stato il primo a costruire 8 quartieri riceve appunto 4 punti, e tutti gli altri giocatori che hanno costruito 8 quartieri a fine partita, magari appunto per questo si fa ancora il turno, possono ricevere 2 punti aggiuntivi. Ovviamente queste permettono anche di fare differenza, ad esempio chi ha 4 quartieri di colore diverso, quei 3 punti potrebbero anche fargli vincere la partita, anche se non hanno costruito tutti 8 quartieri. Il gioco appunto in sé, come dicevo, è abbastanza semplice, non ha nulla di così difficile. Ovviamente le carte, i personaggi hanno delle proprie abilità, queste abilità permettono di fare differenza in una partita. Come ben sapete, tipo ad esempio, sappiamo che una persona ha 3 quartieri verde, sa che comunque con questa carta, se ci sono quartieri del colore verde, possono far guadagnare dei punti. Magari uno può prendere l'assassino, assassinare il mercante e bloccare quella persona. In cambio, in questo caso, ad esempio, l'assassino e il ladro non danno molto vantaggio per quanto riguarda i quartieri, possono essere svantaggiosi in alcune situazioni. Appunto questo gioco è divertente giocarlo a tante persone, perché magari la partita a parte è più difficile, ma anche più divertente, non saprai mai bene chi
hai il personaggio che serve per fare un tot di punti, magari ti puoi sbagliare a assassinare la persona e puoi mettere anche in difficoltà una persona che anche ha più svantaggio di te in questa partita. Comunque, come ben detto, il gioco ha delle regole molto semplici, non ha nulla di particolare, è composto appunto da carte quartiere, carte personaggio, c'è ovviamente anche l'espansione, appunto non approfondirò in questo video perché non credo che possa farlo solo con il gioco a base, anche se ho i personaggi che riguardano per un'espansione, ovviamente è composto appunto dalle carte punteggio o da quello che puoi fare nel tuo turno. Le azioni comunque non sono tante fasi da fare, sono molto semplici e chiare da capire. E del resto, ragazzi, spero che questo video ti sia piaciuto. So che è la prima volta che faccio in questo modo un gioco da tavola in cui vi spiego un po' il regolamento, vi spiego un po' come funziona e vi mostro l'unboxing. Spero che questo gioco vi piaccia. Io lo consiglio di giocare solo quando siete tante persone. Io parlo per la mia esperienza, ho giocato sia poche persone che tante persone. È divertente quando siete diversi giocatori, soprattutto quando siete 6 e 7, magari anche 5 si può fare qualcosa, però sincero, da 2 a 3 lo sconsiglio da prendere come gioco. Se sapete che solitamente giocherete a 2 o 3 persone, vi do un consiglio: non prendetelo. Prendetelo solo in caso se siete convinti o sapete che avete la possibilità di fare una partita a 6-7 persone. Questo è solo un mio piccolo consiglio, ovviamente ognuno farà quello che vuole. Volevo mostrarvi questo gioco perché comunque io mi sono divertito tanto a provarlo. E che dire, per il resto spero che sia stato tutto chiaro. Se c'è qualcosa che manca, ragazzi, datemi dei consigli. Se vedete che ho sbagliato qualcosa, se vedete che in qualche parte magari non vi è piaciuto il modo con cui ho parlato, se è saltato qualcosa, fatemelo sapere con un commento e lasciate tanti mi piace se questo video vi è piaciuto. Ovviamente in descrizione troverete tutti i link possibili per seguirmi su Instagram, magari sulla pagina Facebook e altri social. Bene ragazzi, ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti!